La santità di Giovanni Paolo II è un seme deposto in lui dalla sua famiglia. Pur avendo perso la mamma all'età di 9 anni, riuscì ad accogliere la spiritualità di quella donna semplice e combattiva nelle difficoltà della vita e del suo tempo. Fu lei ad insegnargli la prima preghiera e il segno della croce, così come avviene in ogni famiglia. Papa Wojtyla, pur essendo stato sempre molto riservato riguardo alla sua famiglia, ha sempre ricordato mamma Emilia come una donna sofferente, ma estremamente tenace, amorevole, coraggiosa, come tante mamme di oggi. Nel 1939, a distanza di 10 anni dalla morte della mamma, Carol, poeta, drammaturgo, attore, rimanendo profondamente figlio, scrisse per lei questi versi così intensi e intrisi di un primitivo dolore. Sulla tua tomba bianca fioriscono bianchi fiori della vita. Oh, quanti anni sono stati senza di te, quanti anni fa, sulla tua tomba bianca, da tanti anni già chiusa, come se in alto qualcosa si innalzasse, come la morte incomprensibile. Sulla tua tomba bianca, oh madre, mio spento amore, con tanto affetto filiale, faccio preghiera. Dio, donale eterno riposo. Giovanni Paolo II volle anche evidenziare la maternità come strada per la santità, proponendo l'esempio di Gianna Beretta Molla, da lui beatificata nel 1994 e canonizzata nel 2004. Il valore della famiglia è quello della vita. Senza questi valori non c'è futuro degno dell'uomo.